Sapete cos'è la sindrome di Haglund o detto morbo di Haglund? Io sono il dottor Andrea Mussi e aiuto le persone, atleti e non, a risolvere i propri dolori o a prevenirli. E in questo canale spiego in modo semplice le patologie, i test, le terapie e come guarire. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati. La sindrome di Haglund o morbo di Haglund è una patologia che colpisce il tendine d'Achille, nella parte inserzionale del tendine d'Achille. Si crea spesso una protuberanza e un deposito calcifico che durante l'attività fisica va a grattare contro il tendine, creando continuamente infiammazioni e nel tempo anche lesioni. È una patologia che succede spesso ai corridori, ma non solo. Può essere provocata da microtraumi, sollecitazioni appunto nel tempo, o l'utilizzo di calzature scorrette, come a volte calzature troppo strette o poco ammortizzanti. La terapia conservativa ha diversi approcci, dall'onda d'urto per rompere calcificazione, alla vascolarizzazione del tendine, all'allungamento muscolare, alla rieducazione del tendine. Nei casi più gravi si prevede la chirurgia. Due cose importanti da evitare: le infiltrazioni corticosteroidee, perché potrebbero andare a ledere ulteriormente il tendine e col tempo portarlo alla rottura, e lo stretching del polpaccio con una flessione dorsale oltre i 90 gradi, perché questo porterebbe a una compressione della calcificazione sul tendine, andandolo a grattare e ulteriormente infiammandolo. Se avete domande, scrivete nei commenti oppure chiedete a Fisio.